Ciao ragazzi, allora sentiamo cosa hanno detto Buffett, Charlie e Bill Gates riguardo a Bitcoin qualche giorno fa. Bitcoin is worthless artificial gold, which, if it succeeded, would facilitate a lot of illicit activity. Now, that is not something I think the world needs. And the fact that it's clever computer. Ok, Charlie ha detto praticamente che Bitcoin è un oro artificiale. Senza valore, che non serve al mondo e se non per attività illecite e illegali. Allora, in realtà non credo che non sia privo di valore, in quanto già Bitcoin supera delle problematiche che ha l'oro. L'oro, ad esempio, possiamo considerarlo finito come quantità, però non abbiamo un'idea di quanto sia effettivamente finito, di quanto oro ci sia in circolazione, mentre per Bitcoin sì, sappiamo che la quantità massima è 21 milioni. E quindi lo sappiamo, è quella là. Inoltre per l'oro, ad esempio, magari in un anno potrebbe essere tutto estratto. Per Bitcoin no, non funziona così, ci sono funzioni matematiche per minarlo. Un'altra qualità che ha Bitcoin, a differenza dell'oro, è che è più facile conservarlo, non servono cavù, parlo dell'oro fisico, non servono cavù o cose del genere. Ed è anche più facilmente portabile, nel senso, se io voglio andare, mi voglio spostare di stato con Bitcoin rimane nella blockchain, io comunque ho accesso alle mie chiavi private e quindi ho accesso ai miei Bitcoin. Per l'oro, per trasportare l'oro fisico, diciamo che è un problema in più. L'unica cosa che manca a Bitcoin, almeno adesso, è una stabilità che più o meno l'oro ce l'ha adesso e Bitcoin no, è molto volatile. Però non dobbiamo scordarci che quando nel 71 si sono svincolati dal gold standard, il prezzo dell'oro era molto volatile. Se ve lo andate a vedere, era identico, cioè il grafico è identico a quello di Bitcoin. La volatilità è la stessa. Quindi adesso è molto volatile, magari in futuro Bitcoin, come è successo per l'oro, non sarà così volatile. Dopodiché non serve al mondo. Io a questa cosa non ci credo tanto, anche perché se ci fermiamo un attimo a riflettere, magari siamo tutti impegnati con il lavoro o cose del genere, ma se ci fermiamo un attimo a riflettere, ma vi sembra normale che stampano i soldi dal nulla? Cioè, si sono slegati, le valute si sono slegate dall'oro e quindi possono stampare, prima non potevano stampare così, per stampare in precedenza dovevi avere come sottostante l'oro, cioè dovevi possedere tot oro che ti permetteva di stampare. Adesso possono stampare dal nulla. È una cosa secondo me folle. Quindi, e Bitcoin magari riesce un po' a superare anche questo problema qua. Secondo me è un problema, dopo per altri no, però secondo me è una follia che stampano soldi dal nulla. Se ci pensi, ma se ci pensi un attimo e ti fermi a pensare, ma allora cioè, che serve andare a lavorare anche se stampano i soldi dal nulla? È privo di senso. Comunque andiamo avanti. Computer science doesn't mean that it should be widely used and that respectable people should encourage other people to speculate in it. Bitcoin reminds me of Oscar Wilde's definition of fox hunting, the pursuit of the uneatable by the unspeakable. Well, it sounds better than what I used before. We asked earlier, Charlie. Andrew brought it up with Warren, but I think it's a scumball activity. Does that better serve you better? thank you. We asked earlier about Goldman Sachs getting into the business of having a trading desk for Bitcoin. Berkshire Hathaway owns about $2.5 billion of Goldman Sachs. Does it bother you, or does it not surprise you? Just Well, I don't expect every investment bank to agree with everything I think. They have a lot of animal spirits in investment banking. Bill, Charlie, and Warren have weighed in on Bitcoin. Do you own any? Somebody gave me some for my birthday. And then a few years later, I thought, hey, I'm going to sell that. So, no. There's some really good technology in terms of sharing databases and verifying transactions that is talked about as blockchain. That is a good thing. Bitcoin and ICOs, I agree completely. It's one of the crazier speculative things where it's not, as an asset class, you're not producing anything.
Allora, in realtà il pensiero di Bill Gates ci sta, e anche il pensiero di Warren, perché loro due non considerano Bitcoin e neanche l'oro un asset class. Infatti ci sono più correnti di pensiero. Alcuni mettono dentro alle asset class le commodity, altri no. E alcuni mettono dentro anche l'immobiliare, altri no. Io personalmente metto dentro sia l'immobiliare che le commodity. In realtà un asset class, per essere considerato tale, cioè per essere considerato un asset, non devi per forza essere produttivo, perché nella definizione di asset class ricadono anche i cash equivalent che non sono per forza produttivi. Quindi anche l'oro, secondo me, e non so, criptovalute, Bitcoin possono rientrare dentro le asset class. Per Warren e per Bill Gates, ma anche per Charlie, gli asset produttivi sono quelli su cui puntare, cioè ad esempio loro puntano solo sull'azionario e l'azionario ti dà infatti delle rendite, perché ad esempio ti dà i dividendi, in più puoi comunque avere una plusvalenza se lo rivendi, sia perché la società si è apprezzata di valore, nel senso che una società, ad esempio pensiamo a Coca-Cola, aumenta il fatturato, aumenta l'utile, può comprarsi più terreni, stabilimenti, attrezzature e così via, quindi sale oggettivamente il valore. E in più c'è anche una parte speculativa, cioè il titolo può salire sia in modo oggettivo e sia per effetto del reddito, la rendita, sia per una parte speculativa, c'è anche nell'investimento azionario. E quindi loro considerano investire in oro e investire in Bitcoin una speculazione, perché non c'è la parte della crescita e non c'è la parte della rendita. Per avere un guadagno con sia l'oro che con Bitcoin devi sperare o in un maggiore utilizzo o principalmente nel fatto che ci sia una persona dopo di te che è disposta a pagare di più rispetto a quanto hai pagato tu, non lo so, un grammo di oro o un bitcoin. Quindi può starci, cioè rimangono nella loro idea, non è che hanno aggiunto nulla di nuovo, non è che hanno dato una ghiacciata a bitcoin, ok, loro credono, hanno questa idea e è rispettabile, insomma, ma ce l'hanno sempre avuta e anzi hanno sempre criticato anche loro. And so you shouldn't expect it to go up. It's kind of a pure greater fool theory type investment. So, you know, I agree. I would short it if there was an easy way to do it. Okay, questa cosa interessante, qui c'è la gelata, diciamo, per Bitcoin e criptovalute. Se Bill Gates avesse modo di shortare o comunque di comprare azioni put per Bitcoin e criptovalute in ingenti quantità, lui lo farebbe, perché crede che tra magari, non so, 3-5 anni il prezzo di Bitcoin tenderà a zero. Quindi la ghiacciata verso la batosta verso le criptovalute è data da questa frase qua. Questa è la sua idea, ragazzi, voi come la pensate? Io secondo me no, però stiamo a vedere. One of the interesting things, if people react when you criticize their investment, if they get mad, they're gambling. You know, if somebody criticizes Apple or Berkshire, we like it. I mean, if the stock goes down, we'll buy more of it. Because we don't care whether it's just, we don't feel that it has anything to do with it. But if we criticize something that they own because they only want it to go up tomorrow, they feel we are hurting them, and therefore they get very upset about it. If they really like what they own, what difference would it make? You know, if I criticize their wife or something, they don't get all upset about it. Wait a minute. That's a bad habit. Yeah, probably not the perfect example to use. Ok, questo ragazzi era quello che hanno detto Buffett, Charlie e Bill Gates. Voi come la pensate? Bitcoin è meglio dell'oro? È un asset class o non è un asset class? Serve a qualcosa? E il valore tenderà a zero o tenderà a salire? Fatemi sapere quello che ne pensate. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.